tante cose, però volevo dire questa cosa qua che per me è importantissima, che racchiude tutto. Il museo per definizione è un istituto al servizio della società e del suo sviluppo, questo non lo dico io, è la definizione del termine museo, un istituto al servizio della società e del suo sviluppo. E i musei civici, così come è il Museo del Mare, e tra l'altro la realtà italiana è costituita soprattutto da musei civici, piccoli musei profondamente radicati nel territorio cittadino. E il museo è un centro di lettura del territorio. E più lettura del territorio di questa. Non credo proprio. Quindi per noi è fondamentale e indispensabile partecipare attivamente alla vita cittadina, alla riqualificazione urbana, come in questo caso, attraverso le nuove generazioni. Questa è la cosa più importante. Io direi che grazie a Pier Nicola. Prego, è stato un piacere. Grazie per la 500ª volta, perché ci hai fatto un regalo bellissimo. No. Un regalo così bello. A me non mi è nata. Che colore lo vuoi? Che colore vuoi? Siete voi che avete fatto un regalo a noi, non io a voi, è il contrario. Ce lo siamo fatti vicendevolmente, perché questa è la cultura, una cultura che non persegue l'obiettivo di far migliorare la vita delle persone e di essere appunto al servizio della società, non vale niente. Non vale questa niente. È la cultura. Bravo. E soprattutto per noi è stato un onore lavorare, vivere insomma giornalmente con degli artisti veri, delle persone squisite che io ringrazio, che ci hanno tanto incoraggiato. Questa è un'esperienza unica. Unica. C'è allora, adesso l'assessore. C'è Tonino Capriotti, non so, il vice sindaco, se vuole dire qualcosa. Ha detto? No. No, se vuoi dare questo buon acquisto a lei, per il laboratorio creativo. Per il laboratorio. Mi dicono che devo fare questo gesto. Sì, io faccio. Tu sai che io ho fatto il corso a Bologna per fare questo. Aspetta, fermi. Tutti fermi? Fermi tutti, che adesso. Per continuare a dipingere. Oh, che bello.